Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi delle novità super interessanti che mi sono state inviate da Naturhouse. Chi mi conosce da tempo sa che ogni tanto collaboro con Naturhouse, è un marchio che a me piace tantissimo. Quello che ho provato mi ha sempre molto entusiasmato, sono sempre stati degli ottimi prodotti e non lo dico perché i prodotti mi sono stati inviati dall'azienda, ma perché appunto sono, per quanto mi riguarda, degli ottimi prodotti. Li ho fatti provare un po' anche alle mie amiche e sono piaciute anche a loro. Allora, Naturhouse mi ha inviato questo bellissimo pacchettino, che è questo qua, con appunto una loro bellissima novità, che è la linea biologica. Le confezioni di questa linea sono vegetali al 100% da canna da zucchero, mentre i tappi sono al 100% plastica riciclata e stanno, da quello che ho capito, stanno cercando di cambiare tutti i prodotti, tutte le confezioni dei loro prodotti e non solo appunto queste qua di questa linea biologica. E in più l'energia utilizzata per la produzione appunto di questi prodotti proviene da fonti 100% rinnovabili, quindi ottimo anche il fatto che sia attenta all'ambiente. Questa linea è appunto certificata Biocosmesi Suolo e Salute e giù nell'info box vi lascio tutti i vari link dei prodotti che vi mostro, non sono link affiliati, ve li lascio in modo che appunto potete vedere i prezzi, l'inci, le schede tecniche dei prodotti, eccetera. Ho visto che comunque non costano tantissimo questi prodotti, sono molto abbordabili. Vi faccio vedere appunto da che cosa è composta la linea. Sono tutti prodotti che io ho provato ieri, quindi ho solo una prima impressione. L'unico prodotto che non ho provato, ma che proverò oggi, dopo questo video, è l'acqua micellare. Mi è stata appunto inviata quest'acqua micellare con estratto di menta fresca. La confezione è da 200 ml, 12 mesi di PAO. Ha appunto l'estratto di menta piperita che calma i rossori, purifica, rinfresca. E la proverò. Devo dire che la profumazione praticamente non si sente, non so se è senza profumo. Comunque è un prodotto senza parabeni, siliconi, oli minerali, SLES, SLS, PEG, allergeni, coloranti. Quindi curiosissima di provare questo prodotto. Un prodotto invece che mi è piaciuto molto è il gel contorno occhi con barbabietola rivitalizzante. Questo qua è da 15 ml, l'ho provato appunto ieri sera. È proprio un gel, però denso, non è liquidissimo. Mi è piaciuto molto perché è super rinfrescante e piacevole da utilizzare e inoltre mi ha dato un po' un effetto tipo tensore. È ottimo secondo me per questo periodo super caldo. Ottimo perché appunto è fresco ed è leggero, ma allo stesso tempo l'ho trovato idratante e inoltre è perfetto anche secondo me durante il giorno. Però appunto l'ho utilizzato una volta sola, quindi è solo una primissima impressione che magari cambia anche nel corso del mese. Comunque il contorno occhi è questo. Sempre per il viso abbiamo la crema viso con estratto di carota antiossidante. Questa qua invece è da 50 ml. Quando ho visto la crema viso antiossidante, ho pensato che o non è adatta per questo periodo dell'anno, per me, per la mia pelle, o non è proprio adatta a me perché io ho una pelle mista e in questo periodo la mia pelle butta fuori qualsiasi tipo di prodotto, quindi non sapevo bene come fare. Ieri sera l'ho utilizzato. Ieri sera mi sono fatta la skincare completa. Ho fatto la maschera viso, dopodiché ho applicato la crema, insomma. E devo dire che è super, super leggera. Leggerissima, si assorbe in fretta, per niente pesante, non fa scia bianca, non appiccica, è ottima e mi ha lasciato la pelle setosa, morbidissima, idratata, però per niente pesante, quindi fantastica. Questo è il colore e la consistenza. Le profumazioni sono tutte molto delicate e anche naturali, ma non
Non sono di quelle profumazioni dei classici prodotti naturali un po' vecchio stampo che non erano tanto buone. Queste sono molto gradevoli. Ah, nel contorno occhi ovviamente la profumazione non c'è. E niente, questa è la texture, è veramente leggerissima, fresca anche questa durante l'applicazione. E anche questa come prima impressione è stata una buona prima impressione, mi è piaciuta. Per quanto riguarda il viso, sempre come ultimo prodotto abbiamo la maschera viso con estratto di cetriolo purificante. Questa qua è una maschera da 75 ml in gel che va lasciata in posa 10 minuti e contiene appunto cetriolo che è purificante, lenitivo, quindi è una maschera anche adatta alle pelli sensibili. Ha una consistenza proprio in gel e anche abbastanza liquidino. L'ho utilizzata solamente ieri sera e mi è piaciuta molto perché appunto per questo caldo questa maschera secondo me è adattissima proprio per la consistenza. Profumazione che sa di talco, delicata ma gradevolissima. Devo però testarla un po' di più. Devo testarla un po' di più perché appunto l'effetto purificante con una sola applicazione non sono riuscita a notarlo, quindi è un prodotto che va testato. La texture però mi è piaciuta. E anche la profumazione. Per quanto riguarda invece il corpo, abbiamo la crema mani da 50 ml. Questa invece ha una consistenza un po' più densa, un pochino più burrosa, però anche qua leggera, non fa scia bianca, non appiccica le mani. L'ho utilizzata ieri sera prima di andare a dormire e mi ha lasciato le mani belle morbide. Questa è nutriente con estratto di salvia ed effettivamente è vero che è nutriente. Protegge dal freddo, da lavaggi frequenti, dalla secchezza, eccetera. Ha anche il burro di karité, la cera d'api e quindi niente, anche questa devo dire buona. La profumazione è molto gradevole, ma non saprei descriverla. Devo dire la cosa che mi piace anche è che ogni prodotto ha un profumo molto molto delicato, ma diverso e quindi è una cosa che mi piace. Di solito le linee hanno tutte la stessa profumazione e invece il fatto che ogni prodotto abbia il suo profumo mi piace molto. Però ripeto, il contorno occhi, appunto, proprio perché deve andare in una zona delicata, è senza profumazione. Poi ho utilizzato l'emulsione per il corpo con estratto di rosmarino. Qui c'è scritto che ha anche il burro di karité, olio di oliva, mandorle e appunto per idratare, tonificare. Allora, buonissima, perché è adatta anche questa a questo periodo caldo, perché è leggera, ha una fresca, non fa scia bianca, ha questa profumazione di rosmarino, ma delicata, sembra quasi balsamica, quindi a me piace molto questa profumazione. Vedete, la texture è leggera. Ora io ne ho messa tantissimo per la mano perché ne basta pochissima. Comunque, bella bella fresca. Si assorbe in fretta, non c'è bisogno di stare a massaggiare per delle ore e effettivamente nutre la pelle. E questa, come si dice, questa texture la rende perfetta anche in questo periodo caldo o quando siamo di fretta perché in un secondo la crema è messa, vedete? La crema è messa, la pelle è asciutta, rimane proprio setosa. Come prime impressioni sono state veramente ottime, devo dire la verità. Poi altro prodotto, questo ancora non l'ho utilizzato, lo utilizzerò oggi, del Doccia Scrub con polvere di semi d'uva rigenerante. Questo qua è da 200 ml, questo appunto deterge ed esfolia insieme, lascia la pelle liscia, morbida, luminosa grazie alla polvere di semi d'uva contenuto appunto in questo prodotto e appunto non l'ho ancora provato quindi non vi so dire. La profumazione è molto gradevole, è dolce, in questo caso ha una profumazione dolce. Poi mi è stato mandato questo kit, anche questo kit è in vendita nel loro sito, è molto carino, ha questa confezione in cartone. E nel sito c'è scritto appunto di riutilizzarla, dà delle idee sul riutilizzo di questa confezione. È appunto un kit di prova. All'interno di questo kit troviamo un lapis, molto molto carina l'idea, questa, e poi troviamo tre mini taglie molto comode, sia da viaggio, ma comode anche se si vuole provare dei prodotti senza comprare la full size. Abbiamo appunto la crema viso, l'emulsione colpo.
corpo e il doccia scrub. Ottimo, carina l'idea appunto di avere un kit dove provare qualcosa di una linea, mi è piaciuta molto. Ah, tra l'altro, la cosa che mi sono scordata di dirvi quando parlavo appunto dei packaging, Naturhouse sta cercando, oltre appunto proprio a cambiare il materiale dei pack, sta cercando anche di eliminare quasi del tutto le confezioni esterne. Mi spiegavano appunto che sono state praticamente eliminate da quasi tutti i prodotti, tranne per i prodotti molto piccoli, tipo barattoli per contorno occhi, cose piccole, perché ci vogliono tutte delle cose scritte nelle confezioni per legge e non entrerebbero nel pack primario, quindi in quei casi il pack esterno di cartoncino rimane, ma per tutti gli altri prodotti hanno appunto tolto questa confezione esterna per ridurre al minimo l'inquinamento. Quindi ottimo, mi è piaciuta molto questa novità per quanto riguarda proprio la rivoluzione sui packaging e questa attenzione particolare all'ambiente. Secondo me è un punto a loro favore molto grande. Ultime cose che mi sono state inviate, che però non sono di questa linea, sono un po' di campioncini vari, prodotti che comunque la maggior parte li ho già provati anche in full size e mi sono piaciuti. Una cosa carina che loro fanno è appunto tutta una linea per le gambe, per le persone che hanno il diabete, quindi lo dico perché magari è una cosa un po' più particolare che però potrebbe essere d'aiuto, interessare a qualcuno. Quindi questi, ed infine mi hanno mandato un integratore, perché Naturhouse è famosa anche per gli integratori. Io non avevo mai provato gli integratori, parlando poi al telefono, ho soprattutto in estate dei problemi di circolazione alle gambe per quanto riguarda le vene, gambe stanche, eccetera, e mi hanno consigliato e poi appunto omaggiato di questo integratore che si chiama Happy Gambe. È un integratore alimentare a base di ippocastano, amamelis, rusco, mirtillo, vite rossa e pino. Sono 60 capsule per il benessere delle gambe. Consiglia di prenderne due al giorno e non l'ho ancora provata, inizierò da oggi, vedremo un po' quali saranno i benefici. La cosa che mi piace è che non sono così tanto gigantesche queste pillole come di solito invece succede, e quindi niente, ci vorrà del tempo e vedremo un po' come va, se trovo sollievo con questi integratori. Bene, quindi il video finisce qua. Io ringrazio Naturhouse per questa opportunità. Nell'info box trovate tutti i vari link del sito, dei prodotti che vi ho mostrato, eccetera. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!